Senatore Arrigoni. Sì, grazie Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo. Il provvedimento conferma il modo di legiferare all'italiana, un po' superficiale, continue disposizioni provvisorie che vengono poi prorogate nel tempo con continui interventi legislativi senza alcun tipo di programmazione razionale. Come abbiamo già evidenziato nella nostra pregiudiziale, il testo contiene proroghe disparate e disomogenee che investono i più diversi settori, pubblica amministrazione, lavoro e politiche sociali, istruzione, università e ricerca, competenze dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e poi ancora comunicazione, editoria, salute, infrastrutture e trasporti, cultura e beni culturali, ambiente, fino alla proroga termini relative agli interventi emergenziali come quelli del terremoto. Possiamo dire che un simile provvedimento è una sorta di panacea legislativa a cui spesso si ricorre per riparare ad errori, sviste, sottovalutazioni o persino a negligenze del legislatore o dell'organo esecutivo, nonché anche per sanare inefficienze di politici barra amministratori oppure di dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni che non hanno ottemperato le norme e che non vengono per questo motivo richiamati e sanzionati. Vi sono delle proroghe che rappresentano l'emblema di un modo di legiferare pasticciato, inefficiente, lontano anni luce dalla quotidianità avversa che devono affrontare i nostri cittadini e le nostre imprese. Per esempio, la proroga dei contratti a tempo determinato e a progetto per le province è ulteriore conferma del fallimento della legge Delrio, che dal 2014 ad oggi ha svuotato questi enti di personale e soprattutto di risorse, ma non di funzioni fondamentali come la pianificazione territoriale, le strade, l'edilizia scolastica, il trasporto pubblico e privato. Il risultato finale è che da tempo regna caos ed incertezza sulla qualità e la quantità dei servizi diventati in molti casi da terzo mondo, ponendo a rischio la sicurezza delle scuole e della mobilità, come l'emergenza neve del centro Italia del mese di gennaio ha dimostrato. Sul bonus cultura, qui arriviamo a prorogare dal 31 gennaio al 30 giugno di quest'anno il termine entro la quale i diciottenni devono registrarsi alla piattaforma informatica 18 App per beneficiare dell'ennesimo bonus renziano, quello per la cultura, da 500 euro. Il perché della proroga è presto detto. Degli oltre 570.000 ragazzi potenzialmente beneficiari, solo 230.000, il 40%, hanno aderito all'iniziativa. E questo, lo diciamo, è un altro flop del governo Renzi, una misura fallimentare per i giovani che invece avrebbero preferito una manovra che garantisse loro equità sociale. L'obiettivo primario di Renzi era quello di ingraziarsi i giovani, soprattutto in vista del referendum costituzionale, ma questi, i giovani, in quell'occasione, sentitisi presi in giro, lo hanno sonoramente bocciato. Qui a non funzionare non è il solo faraginoso portale, ma anche il fatto che i ragazzi non hanno trovato teatri, musei, negozi e librerie che hanno aderito all'iniziativa, cioè esercizi totalmente inesistenti in alcune parti del paese. Chi non comprava libri continua a non acquistarne, chi non andava al cinema e a teatro continua a non andare. E sapete qual è l'assurdo? Che la difficoltà a spendere i soldi governativi ha aguzzato l'ingegno di molti ragazzi che hanno alimentato un mercato nero dei coupon, soprattutto sui social network, da vendere per avere in cambio dei soldi. E poi nelle proroghe non poteva mancare quella ennesima del Sistri, oggi necessitata dal misterioso e poco trasparente, lo sottolineo, poco trasparente, subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario
per l'operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti per gli operatori del settore del trasporto di rifiuti pericolosi. Ritenendo fuori luogo continuare ad obbligare le imprese a pagare i contributi di iscrizione, ancorché ridotte del 50%, ad un sistema, lo ripeto, obsoleto e mai funzionante, di cui non è assolutamente chiara l'evoluzione, avevamo presentato un emendamento in tal senso, ovviamente bocciato. Però nel frattempo, lo sottolineiamo, proseguirà il contratto con Selex, il fornitore dell'originale sistema non funzionante, con tanto di erogazione di 10 milioni di compenso. Vi sono poi proroghe che fanno accapponare la pelle e preoccupare, l'ha detto prima la collega Stefani durante l'illustrazione della pregiudiziale, lo ripeto anch'io, quello del termine di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio che viene prorogato. Richiamo i colleghi i doveri dello Stato, che dovrebbe garantire un'istruzione universale obbligatoria, ovviamente in condizioni di sicurezza per alunni, studenti, insegnanti e operatori scolastici. La relazione illustrativa per questa disposizione non fa riferimento ai presupposti di necessità che giustificherebbero la disposizione di rinvio, ma è a tutti evidente come la proroga si rende necessaria per il taglio delle risorse ai comuni e alle province da parte degli ultimi esecutivi nominati, a partire da quello Monti. E poi ci sono le norme scandalo. Anche quest'anno non mancano proroghe che gridano appunto lo scandalo, che rappresentano l'emblema dell'inefficienza, che fortunatamente però non è propria di tutto il Paese, ma che all'esterno, all'estero, contribuisce a confermare e ad alimentare lo stereotipo di un'Italia pasticciona ed inefficiente. Sto parlando per esempio dei Giochi Olimpici Torino 2006, dove è prevista l'ennesima proroga al 31 dicembre di quest'anno dello svolgimento delle attività residue dell'Agenzia per lo svolgimento dei giochi appunto di Torino 2006. Ripeto, Torino 2006, con proroghe iniziate dal lontano 2008 da parte del commissario liquidatore. Grave concedere altro tempo senza conoscere un quadro con le risorse attualmente in gestione da parte dello stesso commissario, con gli impegni ancora da affrontare per la chiusura della liquidazione, cioè allo scopo di capire un bilancio e l'eventuale necessità di ulteriori risorse pubbliche per giungere finalmente alla fine della gestione liquidatoria. E poi c'è ancora il sisma dell'Irpinia, altra proroga che amareggia e che è veramente inconcepibile. Si differisce di un altro anno la cessazione del commissario per la ricostruzione appunto di questo terremoto del 1980. Tutto questo succede, cari colleghi, cari cittadini, a 37 anni di distanza dall'evento sismico, e ancora per quest'anno si spenderanno ulteriori 100.000 euro per il funzionamento della struttura a supporto del commissario. Bisogna, colleghi, passare alla gestione ordinaria oppure cambiare commissario per conclamata inefficienza, come la Lega ha chiesto con emendamenti che sono stati bocciati. Guardate, io auspico veramente che questo precedente, questa decisione, non porti scoramento a quelle comunità colpite con il terremoto dell'Aquila del 2009, che non vedono ancora un futuro, quelle dell'Emilia-Romagna del 2012 e soprattutto a quelle del centro Italia colpita con i gravi sismi nell'agosto e nell'ottobre del 2016. Sugli ambulanti, sulla proroga delle concessioni del commercio su aree pubbliche, denunciamo il comportamento della maggioranza che ha voluto modificare la previsione della semplice proroga del termine delle concessioni in essere alla fine del 2018, finalizzata all'allineamento delle scadenze delle concessioni. Una volta tanto che il governo fa qualcosa di buono, siete intervenuti a gamba tesa con una modifica approvata ieri in commissione che rischia di innescare un pericoloso scontro sociale con una categoria che annovera quasi 200.000 partite IVA.
IVA, un comparto che tra titolari e lavoratori dipendenti dà da mangiare a quasi 500.000 di persone. La modifica pasticciata, uno, introduce incertezza nel futuro di questi operatori, due, apre irresponsabilmente la porta alla direttiva Bolkestein a questo settore, tre, getta i comuni nel caos in ordine a come dovranno comportarsi con i bandi, e quarto, certamente aprirà le porte ad una valanga di contenziosi anche alla luce del recente parere dell'autorità della concorrenza e del mercato, che mette in discussione l'intesa unificata Stato-Regioni del 2012. Sull'emergenza terremoto sono state inserite proroghe delle provvidenze per quanto riguarda il sisma Aquila 2009, per quanto riguarda quello dell'Emilia-Romagna 2012. Invece sono state stralciate con il presupposto di inserirle nel terzo decreto terremoto del Centro Italia, appunto, le norme che prevedevano delle proroghe per questo sisma. Ebbene, noi insisteremo come Lega Nord affinché queste provvidenze che sono state stralciate non siano limitate ai comuni dei crateri definiti con il decreto 189, i crateri del sisma del 2016. Guardate, non si possono trascurare i drammi subiti dalle amministrazioni comunali, dalle popolazioni, dalle imprese, soprattutto quelle degli agricoltori e allevatori che hanno subito danni pesantissimi con l'emergenza maltempo della seconda decade di gennaio. La Lega aveva presentato nel milleproroghe per l'Aula degli emendamenti, li ripresenterà nel terzo decreto terremoto, soprattutto in favore degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche colpite dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito profondamente le quattro regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Stiamo parlando di stalle sepolte dalla neve, 3.000 aziende agricole, molte delle quali stalle ovviamente, molte delle quali danneggiate e persino crollate, ciò determinando, unitamente alla prolungata per giorni disalimentazione delle utenze elettriche e alle impercorribilità delle strade, enormi difficoltà a raggiungere il bestiame per alimentarlo, mungerlo e abbeverarlo. La conta dei danni è drammatica. Stiamo parlando di 10.000 animali morti, danni stimati per questo comparto di 52 milioni. Esistono poi diversi comuni, soprattutto in Abruzzo e nelle Marche, colpiti pesantemente dagli eventi meteorologici del mese di gennaio, che non sono ricompresi nel cratere sismico di agosto e di ottobre, ma che sono stati comunque pesantemente colpiti, ma ignorati, lo dico subito, dal terzo decreto del governo. Dico io, ma ci stiamo rendendo conto? Governo e maggioranza non possono trascurare queste comunità. Solo in provincia di Teramo, la più colpita, la stima dei danni parla di quasi 500.000 di euro. E poi ci sono molti comuni nella provincia di Pescara, altri nella provincia di Chieti. Sta montando un'indignazione tra i cittadini e soprattutto tra i primi cittadini, i sindaci, a cui dovete dare assolutamente risposta. La Lega darà voce alle loro sacrosante proteste e alle loro richieste di queste comunità, e io mi auguro che queste comunità, questi sindaci, queste popolazioni e queste imprese non siano abbandonate da governo e maggioranza durante la conversione del terzo decreto terremoto. Grazie Presidente.